Cosenza ha celebrato la solennità del Corpus Domini con una lunga e partecipata processione che è partita dalla cattedrale ed ha attraversato le principali strade della città. La solenne processione si è conclusa nella centralissima chiesa di Santa Teresa con la lettura del Vangelo e l'omelia di Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Nunnari. È una solennità della chiesa che in pratica rafforza quello che della Divina Eucaristia noi celebriamo il Giovedì Santo, cioè quel Giovedì Santo è l'istituzione dell'Eucaristia, l'ultima cena del Signore. Il riproporre questa celebrazione eucaristica è per dar forza a quello che è un punto centrale della vita cristiana, della Chiesa. Viene definita dal Concilio il culmine e il vertice di tutta la vita cristiana. Un Dio che si dona all'uomo, che dona la sua vita e che dà all'uomo il grande insegnamento di accogliere l'amore ma di farsi dono di amore agli altri.